Oggi scioperiamo in Umbria e in tutta Italia nelle aziende del settore del legno, arredo, industria per riconquistare il tavolo del contratto nazionale che Federlegno purtroppo ha voluto rompere con delle proposte inaccettabili, delle proposte che guardano al passato, riproporre nuovamente il principio per cui bisogna ridurre diritti e salario dei lavoratori per essere competitivi. In realtà serve, secondo noi, l'esatto opposto invece, riqualificare il lavoro e rendere più partecipi i lavoratori alla gestione dell'azienda. Quindi la proposta che fa Federlegno di aumento della flessibilità, comprendendo anche sabato e domenica senza confronto aziendale, e l'aumento dei contratti precari sono un esempio di questa idea sbagliata che Federlegno ha di impresa. Più l'ultima, che è l'ultima questione importante, che è del salario, Federlegno propone un aumento che poi può essere restituito addirittura da parte dei lavoratori alle imprese legandolo all'inflazione, quando in realtà invece il settore del legno dovrebbe seguire l'esempio di altri settori della nostra categoria che hanno rinnovato i contratti con degli aumenti assolutamente positivi.